Grande successo per i Dark Side nella loro esibizione all'Istituto Leonardo da Vinci con un tributo ai Pink Floyd. Per il programma Leonardo 6.0, l'ITT il 22 dicembre 2022 ha ospitato lo spettacolo musicale dedicato agli alunni e aperto al pubblico. Nel programma dei festeggiamenti per i 60 anni, l'Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo da Vinci di Viterbo ha infatti organizzato anche un appuntamento con il rock, prima della sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie. Tra le prestigiose iniziative del folto calendario progettato dal dirigente scolastico Luca Damiani e dal suo staff, a chiusura del 2022 anche un tributo ai Pink Floyd, proposto come evento di fine anno. Lo spettacolo, preceduto da una esibizione canora di alcuni studenti a conclusione di un laboratorio musicale, è iniziato alle ore 11 e si è protratto per due ore piene nella splendida Aula Magna, mostrando lo storico istituto scolastico illuminarsi a festa, come un grande locale con fari stroboscopici ed effetti speciali. La proposta dei Dark Side, molto originale per il concerto di Natale in una scuola, è consistita in uno show interamente dedicato alla rock band britannica nata a metà degli anni 60, i Pink Floyd, che nel corso della loro lunga e travagliata carriera hanno riscritto le tendenze musicali della propria epoca, diventando uno dei gruppi più significativi della storia del rock. Il gruppo musicale dei Dark Side è nato nel 2006 da un'idea del bassista e cantante del gruppo Augusto Galli e del chitarrista Pierangelo Mezzabarba. Poi, tra il 2009 e il 2011, si sono uniti alla band il batterista Daniele Michelacci e il tastierista Marco Berni. La proposta dei Dark Side ha saputo coinvolgere con entusiasmo gli studenti e tra suoni e atmosfere ha offerto una miscela di immagini e musica ripercorrendo la storia dei Pink Floyd dagli esordi psichedelici, passando dagli album simbolo della band fino a toccare i successi degli anni 80 e 90. L'evento ha registrato grande successo con un'affluenza da sold out e gli studenti hanno potuto assistere ad un vero spettacolo con una band conosciuta e attiva ormai da 13 anni a livello nazionale. Yeah.
grazie. Un applauso, ragazzi. Un applauso, ragazzi.